Rocco la Guardia. Sciamani è il terzo album di un musicista che ha ricercato molto nella tradizione della musica popolare, ma ha anche inventato molto sulla tradizione della musica popolare. Sì, Sciamani nasce dopo 40 anni di esperienze musicali, partendo già dai primi dischi che erano Papaione, Afustian, sempre in dialetto rotondellese, però dopo nell'arco del tempo sono riuscito anche a maturare musicalmente e culturalmente, e quindi in 5 anni è uscito quest'altro lavoro che si chiama appunto Sciamani, che spero sia di vostro gradimento. Qual è secondo te la cosa che caratterizza di più questo album anche rispetto agli altri precedenti? Cioè, la cosa principale su questo album è che ho deciso di con delle sonorità, cioè inserire nei ritmi popolari, cioè nel tamburo, nella chitarra battente, anche suoni elettronici, quindi contaminazioni musicali che va dal sax ai mellotron al Moog, e continuando ancora con gli strumenti popolari, tutto qua, anche delle voci sciamaniche, e chi più ne ha più ne metta. Un lavoro lungo di mesi, parla di Rotondella ma anche della tradizione culturale e musicale del Sud Italia. Cosa hai voluto raccontare con questo CD? Niente, io come al solito racconto la storia dei popoli, del popolo rotondellese e soprattutto del popolo del sud, il popolo di oppressi e di oppressori, e quindi anche col canto possiamo tradurre nelle canzoni quella rabbia o quell'amore che abbiamo verso la nostra terra. Innanzitutto complimenti a Rocco per questo lavoro di contaminazione che mi porta a pensare anche proprio per quel brano di Sciamani, all'utilizzo di quella delle voci del popolo, per dire una cosa che ha utilizzato Fabrizio De André proprio nel mercato del pesce a Genova in Crezza di Mare, inventandosi un genovese che non esiste e delle storie che non esistono. Però lavorando molto sui dialetti, io considero, ho sempre considerato anche gli altri lavori di Rocco non riduttivi, diciamo, a Rotondella, nel senso che alcuni brani sono tipici di locali, magari anche perché vengono menzionati personaggi vari tipo Papaione o altri, ma di un'area molto più vasta che è proprio per delimitarla abbraccerebbe la Valle dell'Agri e la Valle del Sinni, quindi con forte contaminazioni che avvenivano un tempo dalla vicina Campania, e gran parte di queste canzoni si trovano anche con altre varianti e cantate, per dire, anche in altri paesi, però con fortissimi accenti dialettali. Qui diventano quasi una lingua minore e quindi molto più facile, molto più piacevole anche come dire, da ascoltare. E io lo volevo richiamare anche in un senso di orgoglio nostro rotondellese, perché leggendo, girando, ho registrato piano piano, attraverso anche le varie espressioni musicali del nostro territorio, Complessati, Rocco, attraverso, per esempio, ecco, mi fa piacere sia qui presente il professor Valicenti, che saluto, mi è capitato di recente di prendere in mano il suo libro, ed è un pupulare di personaggi, di storie, una delle quali, insomma, è stata una tua icona, che è Carrugge, che diremmo noi, diciamo in dialetto, insomma, su sputtente, sempre in sput, scherzano, hanno un livello di ironia, di umorismo, che non è banale. Ecco, questa cosa la dovremmo in qualche modo registrare, fermare, come rotondellesi, cioè qui da noi, noi abbiamo una dote particolare, la capacità di scherzare, di ridere, far ridere in modo non banale. Per me è una grandissima soddisfazione, Rocco sei grandissimo, hai saputo mettere delle parole giuste al momento giusto. Ti ringrazio tantissimo, ringrazio a voi tutti di essere stati presenti. Buonasera a tutti.